Esistono classi belliche e imbarcazioni destinate a nascere e cadere nel dimenticatoio, o perlomeno a non soddisfare le aspettative delle premesse. Ci sono classi, al contrario, che, nate un po' per gioco e un po' per sfida, sono destinate ad imporsi sulla scena nazionale ed internazionale, diventando l'attrazione del momento e un punto di riferimento nel futuro. È questo il caso dei giovanissimi H22. Nata come una scommessa nel marzo del 2004, prima sul lago e poi in mare, questa classe ha saputo da subito imporsi e attrarre un notevole numero di appassionati. H22, velocità pura e divertimento assicurato. H22, 22 come i piedi che la compongono. H come Humphreys, Rob Humphreys, il padre di questo progetto. Sì, proprio lui, lo stesso Humphreys che ha partecipato alla costruzione di Kingfisher e GBR Challenge. Il papà di tanti Oyster, Elan e Southerly, che nel 1994 ha deciso di creare un 22 piedi molto stabile e allo stesso tempo molto veloce. Ma il vero padre dell'H22 è un italiano, Roberto Spata. Un grande passato sui laser e tanti anni alla North Sails Italia, una profonda conoscenza delle barche e del loro tuning. È lui, infatti, che collaborando con Humphreys è riuscito a far realizzare al cantiere costruttore il lettone Lion Yacht, la versione che conosciamo oggi, ottenuta nel 2002. Io purtroppo non ho avuto l'occasione di conoscere personalmente Rob, però ci siamo contattati via email tantissime volte. Chiaramente tutte le modifiche che sono state fatte sul suo progetto sono state fatte in assoluto accordo con lui. Lui era d'accordo su tutte queste cose che io avevo proposto e alla fine è stata una collaborazione molto fattiva, divertente e fruttifera per la barca. Grazie alle modifiche suggerite da Roberto, l'imbarcazione risulta essere molto più leggera. È stato infatti cambiato il materiale di costruzione. Il piano di coperta è stato rivoluzionato in modo tale da rendere la barca più semplice e permettere agli armatori di armare le vele e uscire in pochissimo tempo. Essenziale, quasi minimalista. Priva di winch e attrezzature superflue, l'H22 è un vero spasso. Inoltre, cosa non certo trascurabile, è l'unico 22 piedi che consente di navigare in tre. Sintesi delle esperienze veliche di Roberto, lasciamo che sia lui a raccontarcela nel dettaglio. La barca è lunga 6,70 m e larga 2,50 m, per cui perfettamente garrellabile. Il peso di stazza della barca è 770 kg, questo senza le vele, però esattamente come la vedete. La superficie velica è abbastanza generosa, perché parliamo di circa 18-19 metri quadri di randa. Abbiamo 11 metri, quasi 12 metri quadri di fiocco, e ci sono ben 55 metri quadri di Vennaco, quindi è una barca piuttosto invelata. Chiaramente tutto questo va un po' di pari passo con il peso del bulbo, perché alla fine, ripeto, la cosa che io ho voluto fare è di... Uno dei problemi che hanno gli altri 22 piedi, secondo me, con un po' di aria, già con 12-13 nodi, le barche vanno un po' a gambe all'aria, fanno fatica a star dritte, soprattutto di bolina. Questa, ripeto, vi permette poi di bolina con 22 nodi andare in giro, se sei regolato bene di sarte, con la randa piena e fiocco pieno a tutta tela, insomma. Una barca dal divertimento assicurato, e c'è già chi parla del Match Race H22 versus Melges 24. Il successo della classe è tanto e i vantaggi di questa imbarcazione sono così molteplici che si prospetta un roseo futuro. Proprio come quello toccato alla barca tanto amata dall'indimenticato Giorgio Zuccoli e prodotta adesso dalla medaglia olimpica Luca Devoti. Vedo che l'H22 sta sicuramente crescendo, ha delle potenzialità incredibili. Rispetto al Melges ha il grande vantaggio di essere gestibile, quindi è una barca in cui puoi veramente muoverti con una macchina, con tre persone, quindi il livello di gestione è decisamente più semplice e più abbordabile. Il Melges è la Formula 1 della vela, è la classe assolutamente più competitiva che c'è oggi. L'H22 potrebbe essere un ponte per portare poi i più esperti ad affrontare equipaggi sempre più seri. L'H22 è anche molto, molto meno costosa del Melges e poi, appunto, come prima esperienza volevo una barca che fosse più semplice, con un equipaggio rispetto al Melges solo tre persone rispetto a cinque,
e quindi ho deciso l'H22, ho conosciuto un po' l'ambiente, mi è piaciuto e è per questo che ho deciso di prendere un H22. Senza nulla togliere al Medges 24, che reputo una barca splendida, una barca oltretutto sulla quale ho regatato anche professionalmente in passato e anche recentemente. Sono barche in effetti dalle caratteristiche piuttosto simili. La cosa sicuramente che un po' le differenzia è il prezzo, c'è una differenza veramente molto notevole, stiamo parlando di quasi la metà. E oltretutto anche la spesa di gestione, ripeto, il Melges si va in 5 persone, qua si va in 3 persone, c'è un peso massimo di 250 kg. Alla fine io, per esempio, che ho una macchina assolutamente normale, possiamo andare via con una macchina in 3 persone a fare le regate, eccetera. Quindi sono spese di gestione che lungo la durata dell'anno sono molto molto differenti da quelle di un Melges 24. Anche l'alaggio dell'imbarcazione rappresenta un grande valore aggiunto. L'H22 è infatti facilissimo da smontare e trasportare. Questa è la barca sul carrello, per cui vedete che è proprio molto molto bassa e quando la si porta dietro la macchina veramente bisogna stare attenti per ricordarsi di averla attaccata dietro. Tutti concordi quindi sul fatto che i vantaggi di questo 22 piedi siano notevoli, come notevole è il divertimento che si prova a portarla. Mi piace, quindi lo faccio anche i miei danni, però stiamo imparando pian pianino. La sensazione è incredibile, io ho delle difficoltà a portare le persone a Como, dove io sto come sede, per portare fuori le persone a provarle. Tutti quelli che l'hanno provata l'hanno comprata. Il circuito è già iniziato. Ad Alassio, in occasione della Volvo Cup, si è disputata la prima prova del campionato, che però è ancora lungo e ricco di appuntamenti. Quest'anno, come l'anno scorso, c'è stato organizzato un circuito nazionale sponsorizzato dalla Warner Bros. E dalla Bianchi Group, che è un circuito nazionale che si sviluppa sul mare, sui laghi del nord, in 8 tappe. Da marzo fino ai primi di novembre con la chiusura a Lecco, e ci sarà anche un campionato nazionale, il primo della classe H22 a Domaso sul lago di Como in occasione della BSA Cup. Quindi, capito bene? Se avete voglia di ammirare queste nuove Formula 1 del mare e farvi un'idea di quanto siano divertenti, affacciatevi a Domaso, da venerdì 22 a domenica 24 luglio. Ne vedrete delle belle, per il primo campionato nazionale H22. Sailing Channel ci sarà, e voi?